Bella raga, bentornati sul canale, io sono Pinolo1 e questo è Formula 1 2019. Allora, siamo rimasti che dovevamo fare la gara della Francia. Messaggi cosa dicono? Piovere non piove, e fin qui tutto bene. Direi che ci siamo di nuovo. Infatti, nel curva 1, ragazzi, quando già avete visto come nel giro secco ho dovuto essere preciso, altrimenti mi ritrovavo in magombo nella curva 2. Adesso in più avremo il gruppone, quindi mi tocca calmarmi un attimo in curva 1. Opportunità in curva 2, ma boh. Piuttosto spero di fare un buon lavoro in staccata. Rivali. A breve dovrei battere Hülkenberg, dipende anche come va questa gara. Albero ricerca e sviluppo, non lo visualizzo nemmeno, tanto con 2 punti risorsa. Buona se tiro avanti. Ok, direi di andare a fare la gara, non dovrei aver dimenticato i nulla, quindi. Ok. Buongiorno e benvenuti al circuito Paul Ricard, che ospita oggi il Gran Premio di Francia, un evento che risale addirittura al 1906. Si è disputato su molti tracciati nel corso degli anni, regalandoci momenti incredibili, da Dijon a Magny-Cours, entrati nella storia dell'automobilismo. Scusate se sentite cose, ma sto mettendo a posto il microfono. 6 curve a sinistra e 9 a destra ci danno un totale di 15 del circuito Paul Ricard. Il giro è lungo 5,8 km. La velocità media dovrebbe aggirarsi intorno ai 2,30. Quella massima dovrebbe sfiorare sul rettilineo Mistral i 330 km/h. Per la gara di oggi sarò nuovamente in compagnia di Luca Filippi. Cominciamo dall'Alfa Romeo. Cosa pensi della loro prestazione in questa stagione? Beh, l'atmosfera che si respira in quel team è molto positiva per il momento. Eh sì. Il morale di tutti è alto e si divertono molto. Questi fattori hanno contribuito molto alle prestazioni che abbiamo visto. Dopo le appassionanti qualifiche di ieri. Sì, che io non penso di essere 14esimo. Ci siamo qualificati meglio del previsto. Ora scendi in pista e facci sognare. Allora, sì, abbiamo 13 giri, che non è tanto. Sapete cosa? Io anticipo la sosta. Sì, mi conviene. E di carburante mettiamo un po' di più. Così va bene. Inizia la gara.
Da qui non ho più controllo. Ok, concentriamoci sul partire bene. Sono partito abbastanza da cani, ma come avrete visto in altri Gran Premi non è mai stato un problema. Ok. Li riprendo. Tranquilli. Buon inizio, ma io vorrei dei punti, sapete. Sono utili. Ce l'ho nel mirino, adesso lo raggiungiamo. Non so se posso fare qualcosa in staccata, ma provo. Sì, mi sono infilato perfettamente nello spazio tra Ricciardo e lui. Adesso non esageriamo però. Ruotata e siamo passati. Tanto non li ho sbattuto, mi sono appoggiato. Nessuno dei due si è fatto male. Ok, siamo decimi, però diciamo che vorrei qualcosa di meglio di un punto, dato che sento che la macchina è competitiva. Ehi ragazzi, quando trovo l'assetto buono, la macchina è leggera e fa quel che deve fare. Qua la frenata è meglio anticiparla un pelino, perché la curva si stringe alla fine. Ok, da adesso DRS è consentito. Come? Di già? Ah no, è vero che quando lo dice... È vero che quando lo dice mancano due giri. Adesso, con calma, perché sto guidando male. Devo trovare un ritmo e prendere quelli lì davanti. L'ingegnere diceva che Raikkonen faceva delle prove interessanti con l'assetto e forse avrebbe fatto bene anche a me guardare un attimo di sperimentare. Io direi che ho sperimentato bene stavolta. Non so ragazzi quanto voi possiate percepire da fuori la differenza tra un assetto, cioè la differenza che c'è nella guida con un assetto buono e uno già preparato che ti dà il gioco.
perché da fuori non si sente bene, però mentre stai giocando hai la sensibilità della guida, quindi io lo capisco molto bene. Oh Gesù, mi sa che stavolta... mi sa che ci sono andato un pelino troppo cattivo lì, ho sbattuto. Eh sì, però ho sbattuto contro di lui. Piccolo contatto, non avrei dovuto. Non so se l'ho danneggiato, ma non mi sembra. E io tutte le volte che sorpasso cerco di farli puliti. Però ragazzi, cioè, diciamocelo, le regole della Formula 1, ormai i sorpassi tra un po' li impediscono, quindi... direi che qualche licenza me la posso prendere. Finché la macchina non si danneggia, tutto bene. Poi devo rispettare anche le auto degli altri, però finché la FIA non mi dice niente e la mia macchina è ancora intera, per me va tutto bene. Bravi, bravi, fate a schiaffi lì davanti, così perdete tempo. Ecco, loro sono un po' meglio di me in ripresa, però io vado meglio nelle curve, quindi giro più veloce io. No, cavolo, sono andato troppo in qua. Ma dai, cavolo, è vero che devo rientrare. È che mi interessava vedere se li avrei presi o no, dato che mi stavo avvicinando. Vabbè, tanto dovrei rientrare in questa posizione qui. Cioè, dopo che ho fatto la sosta io e l'hanno fatta tutti gli altri, dovrei rientrare in teoria. Dovrei arrivare in questa posizione qui. Ci rivediamo tra qualche giro. A meno che non lo riesca a superare adesso, perché io ho il DRS. Sì, in effetti le gomme si fanno sentire che sono usurate. Però cavolo, che due scatole. Se li avessi presi un giro prima, non perdere, non... nah. Ci rivedremo tra qualche giro. Ah, rientrano anche loro? Abbiamo un'ultima sosta nella nostra strategia. Ultima sosta per oggi. Se rientrate anche voi, allora... Mi diverto davvero. È uno andato. Altro. Ora vado anch'io. Oh, ho guadagnato la posizione, suca. Fai attenzione alle gomme adesso. Devi finire la gara con il freno attuale. Ho preso una posizione dai box, grandi meccanici. Ok, adesso devo riprendere un ritmo perché la sensibilità con queste gomme è leggermente diversa. Devo riabituarmi, mi ci vorrà... forse prima della fine di questo giro riesco, se ci metto poco. Se ci metto tanto, non lo so. Comunque è meglio che ci metto poco. Vai, vai! Forse l'ho tagliato un po' troppo, ma finché non mi arrivano avvertimenti la do per buona.
Compagno di scuderia ai box. Pit stop per Kimi. Dai, lo raggiungo. Sì che ce la faccio. Presa la posizione su Kimi. Scusate un secondo. No, no, non ci provare. Direttore di gara. Ok, ce ne sono ancora 4 di persone che non hanno sostato. Mi interessava vedere. Sono ancora 4 persone che non avevo sostato, quindi. In più. Oh! Hulkenberg là davanti! Buongiorno! L'avventura dietro di te è rientrata per montare gomme medie. Gomme medie nell'avventura dietro. Dai! Ok. Hulkenberg è tutto mio, quindi. Il distacco dalla vettura dietro di te è 2,0 secondi. Dai. Ce la facciamo. No, 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 no. Allora. Oddio, ce l'ho fatta! Mi sono accorto che stavo facendo una cosa rischiosissima. Stavo per alzare il piede, solo che l'ha alzato anche lui e ci si è ritrovati affiancati. Avrei voluto abortire il tentativo e tentare più tardi. Lo so. Non potevo. Senti, non potevo andare dritto. Mi distruggevo l'ala contro quel cretino là dietro. Avrei tentato dopo, ragazzi, però ci siamo ritrovati affiancati. Ok, sono nono. Perez è ottavo. Giusto affiancarlo qui e poi all'esterno. Dai che ci siamo. Devo abbassare. Esatto, l'ho appena fatto. Abbiamo bisogno di caricare la batteria. Stavolta ha ragione lui. Abbiamo l'RS che piange pietà. Il rettilineo era al 15%. Quindi lui ha aperto gli RS da bravo pilota, ovviamente. Lasciamogli l'esterno. È di nuovo veloce, quindi immagino che il problema sia stato risolto. Lasciamogli l'esterno come prima. Raikkonen è fuori dalla sessione, sì. Sto godendo. Ma molto anche. Oh. Oh, bene, sono sesto. Merito della gente che è entrata ai box. Tranquilli ragazzi che appena l'RS si carica rimetto a media e questo lo perdiamo per strada. No, ops, scusa. Stavo per sbatterci contro a quel tipo lì. Volevo chiuderlo ma era troppo tardi. Oh Gesù, stavolta è arrabbiato. Madonna, guardate come guadagna terreno. Sapete cosa? Madonna, sono andato lungo in tutte e due le curve per tenermi la posizione. Dai. Vai di là.
Dai! Muoviti, muoviti, muoviti! No! Cavolo, sono andato lungo. No, RS mi basta per finire la gara. Sesto, ragazzi. Stiamo facendo un bel po' di punti ultimamente. Non credo di poter arrivare oltre. Ovviamente, se c'è qualcuno là davanti, lo voglio prendere. Però, no, no, non credo che ce la farei, sapete? Un soldato deve comprendere le battaglie che non può vincere. E voi potete dirmi tutto, ma non che io non posso tenermi dietro questo. L'unica cosa che mi preoccupa è... L'unica cosa che mi preoccupa è... Che se lui è così veloce in rettilineo... Cioè, ho notato... Allora, io ho notato che... Se questo qua davanti, che tra poco sarà dietro, perché ve lo dico io che tra poco sarà dietro, a costo di sputtanarmi l'ultimo... Ah no, ne ho di benzina. Allora sei morto. Fatto. È lui che ha voluto venirmi contro, ragazzi. Lo spazio ce l'aveva, non l'ha lasciato. Miscela grassa e stai dietro. Adesso non credo che sarà più così veloce il rettilineo, sapete? Almeno non quanto me. Comunque, mettiamo che sia ancora così veloce il rettilineo. Se capita, io sono un pochino nello schifo, perché il punto del DRS è molto lontano, è abbastanza lontano dalla fine. Questo vuol dire che se la macchina stesse dritta è meglio. Allora, se mi lasciate parlare e guidare, forse ne cavo qualcosa di buono. Ecco, vedete? Vabbè, almeno ci prova, poverino. Adesso la miscela grassa. Ecco, se succede questo a 10 metri dal traguardo, sentite l'Ave Maria al contrario. Madonna, c'ho il sole che a quest'ora proprio davanti alla finestra. Risto, non potete capire che nervoso. Che c'ho il sole che mi batte addosso, un caldo boia, e non posso manco muovermi. Ma cosa vuoi là dietro? Ma se non c'hai lo spazio, stai lì! Vabbè, ragazzi, in effetti questo gioco è prodotto dalla Codemasters, e la Codemasters ha sede in Gran Bretagna, quindi potete capire che quella artificiale può essere solo deficienza qua. Questa è la DIA. Non IA, DIA. Deficienza artificiale. No, non dovrebbe succedere. Abbiamo rimasto ancora due giri. Cerchiamo di farli bene e non da porco. Gli ultimi li faccio così. Lo so, ragazzi, che sono fissato con questa visuale, ma è la mia preferita. E se non fosse per voi, cioè se fosse solo per me, terrei questa sempre. Anche perché ho tutto quello che mi serve sul volante senza dover guardare in basso a destra. Oh Gesù! E questo da dove sbuca? E Bottas da dove sbuca? Adesso ne ho due da tenere dietro. Ragazzi, l'esperienza mi insegna che niente è impossibile. No, non è vero, abbiamo rimasto un giro, ce la faccio. Sta diventando avvincente negli ultimi giri, cioè la gara è tutta negli ultimi tre giri. Quasi tutta. Un bel po' di azione l'avete avuta anche prima. Queste ultime volte non potete dire che vi annoiate con me, eh. Sei all'ultimo giro. Ok, ultimo giro.
RS 32%. Metti alta l'erogazione. Madonna, c'ho il sole davanti agli occhi. Perché voi capite che io in sala ho la TV in posizione mongola rispetto alla finestra. È tipo obliqua. Quindi quando alla mattina ho il sole negli occhi, e dato che il pomeriggio non posso registrare oggi, mi tocca farlo con... Dicevo, scusate, ho la TV in posizione mongola. Di solito registro al pomeriggio quando ho già finito a scuola, però oggi che è domenica non posso registrare al pomeriggio, quindi mi tocca farlo la mattina col sole negli occhi. Comunque, sole o non sole, la gara sta venendo bene. Aiuto! Oh, ha vinto la Ferrari, magari fosse così anche nella vita reale. Cristo, vince sempre la Ferrari. Ah! Oh, meh, anche questo. Oddio, ce l'abbiamo fatta. Hai fatto un ottimo lavoro, hai guidato davvero bene. Per voi è solo suspense, ma per me è ansia. Aspettate, va là che vado ad abbassare la tapparella, perché porca vacca, non se ne può più di questo sole. Dimmi Luca, a cosa è dovuta la vittoria di oggi? Merda, ok, finalmente. Oh Gesù. Mi giuro, sto quasi sudando. Ma è l'auto più veloce a vincere, Carlo. E il vincitore di oggi l'ha confermato. Sul podio spicca la tuta rossa più famosa. Madonna. Ok. È una grande vittoria per una grande, sì, va bene. Finché non ci sarò io sul podio. Finché non ci sarò io sul podio, vi conviene stare zitti. Ok. Cioè, magari fosse così davvero. Le dimostrazioni di talento, Luca. Ma chi è stato il pilota del giorno secondo te? Io. Il veterano. Io. Tantissimo. Madonna. Sì, che ho spinto un casino. Ora vediamo la classifica. Spero che sia stato un piacere anche per voi. Incrementare il suo vantaggio in classifica. E con questo si chiude un altro weekend di grande Formula 1, ma la stagione è ancora nel vivo, quindi non perdete le prossime gare. Ok. No, veramente ragazzi, non provate a perdervi le prossime gare sul mio canale, altrimenti la Casoni vi troverà. Lo so che ho già detto 30 volte questa frase, ma in pochi capiranno. Sentiamo le tue impressioni. Tutto bene, benissimo. Hai avuto problemi con tutto quel traffico? No, però è vero. La macchina l'ho resa con la grazia di una ballerina. Ti abbiamo con l'assetto? No? Dato che alla squadra piace la sportività. A giudicare dalla gara di oggi, deve essere molto difficile evitare i sorpassi di Devon. Non è un problema, ricambio tutte le volte. Questo. Ottimo, ed è tutto. Ragazzi, i giornali... cioè... per colpa delle statistiche che ci sono nel gioco, io non posso rispondere proprio come vorrei. Devo assecondare le statistiche del gioco. Se facessi tutto quello che vorrei, cioè se rispondessi come vorrei, mi toccherebbe subire certe conseguenze. Cosa che io non ho voglia di fare, e comunque non mi conviene proprio. Ah, che bello. Siamo 6-1 contro Raikkonen. E ho vinto la rivalità con Hülkenberg, perché può anche vincere, può anche fare una qualifica migliore di me la prossima volta, ma tanto mi basta completare la qualifica che ho un punto. Ho vinto contro Hülkenberg. Che bello. Ai punti risorsa poi ci guardiamo. Oh, è vero che avrei guadagnato questo con l'obiettivo di scuderia. Sì, mi fanno comodo, ma un casino. Secondo voi cosa succede quando la reputazione arriva al massimo?
Risultato eccellente. Ah, è vero che si deve fare questo. Ci fanno comodo per il rinnovo del contratto. Ma un bel po'. La prossima sfida. Allora, ordine scuderia, primo pilota. Sì, ci sta. Obiettivi scuderia, difficile. Posizione in qualifica, posizione di gara. Posizione di qualifica, quindicesimo va bene. Posizione di gara metterei dodicesimo. Ah, non posso andare più su? Ok. Bonus gara. Pit stop 30% più rapidi. Sviluppo simultaneo. Livello 3. Tutto a livello 3. Primo pilota difficile, ma proviamo. La nostra proposta è stata sì! Il nuovo contratto entrerà in vigore a partire dal prossimo weekend di gara. Perfetto. A questo punto, albero ricerca e sviluppo. Allora, io direi di rinforzare l'MGUK. Dovrebbe essere l'MGUK questo. Sì. E poi dopo MGUK rinforziamo. E poi dopo mi sa che avrò finito di fare questa roba, perché non se ne può veramente più. Cioè, per colpa del motore sto saltando tutte queste cose. Vabbè. Comunque dovrebbe andare bene a tutti il morale. Ma quasi tutti. Metà. Ok. Direi che io taglio da... Oh, un messaggio. Hai raggiunto gli obiettivi di gara. Ancora vuoi che l'auto vada meglio? Cioè, oh, sono arrivato sesto. Non è che siamo... Cioè, ti ricordo che l'Alfa Romeo è l'Alfa Romeo. Vabbè, io taglio da qui e ci vediamo all'evento Invitational. Ok, ragazzi. Allora, io direi di fare questo, perché poveretto l'abbiamo lasciato indietro tutto solo e non credo di averlo già fatto, perché altrimenti mi direbbe completato. Quindi niente, andiamo a fare questo. Cioè, povero figlioletto. Ah, di nuovo? Sempre questo circuito? Ah, perfetto, allora. Non ci distacchiamo neanche dalla pista. Scusate se sbadiglio, ma mi sono svegliato poco tempo fa. Ho deciso di registrare subito, così le incombenze le avevo già fatte. Ok. Con questa macchina sono sempre andato benino, dai. Il problema è che non ne conosco l'assetto, quindi devo stare attento a eventuale sottosterzo. Cos'è? Allora, i tuoi concorrenti sono a bordo di vetture più lente. Ah, in tre giri devo superarli tutti. Queste cose non sono mai facili, ragazzi. Io provo, ma di solito non esce qualcosa di buono. Ah, stiamo così, ci sta. La Madonna. Un casino di sottosterzo. Uno è già lì. Stavolta, ragazzi, non devo anticipare le curve per guadagnare tempo, devo anticipare le curve per farle bene, dato che c'è il sottosterzo. Ok, ancora tre piloti.
Oh, almeno sono tutti lì. Ok, ci sto prendendo la mano. Secondo me siamo un pelino più veloci noi in rettilineo. Ancora due piloti da superare, ce la posso fare. Il problema è che quello davanti sta un attimino distanziando. E questo non deve succedere. Madonna, che cioè, è una macchina che non si guida. È sottosterzante, devi stare attento a come riprendi... A come rischiacci il gas. Perché sennò parte il di dietro. E un altro. Sì, ma abbiamo tutto un altro giro a disposizione, ce la facciamo tranquillamente. Sì, sì. Abbiamo tutto un altro giro a disposizione, ce la facciamo. Non ci provare a ripassarmi. Ok, siamo riusciti. Oh, lo so che ho parlato pochissimo, ma era difficilissimo guidare questa macchina senza perdere l'asfalto almeno. Ok, ce l'abbiamo fatta. A questo punto ci vediamo al prossimo video. Vabbè che ne usciranno tre oggi se tutto va bene. Altrimenti se non riesco a registrare tre ne usciranno due o quello che è. Comunque ok. Noi ci vediamo al prossimo video e ciao!